Ecco, questa è la mia nuova casa. Non è ancora arredata, è questo monolocale che vi dicevo, dove io farò la mia vita di un singolo. Vita di un singolo. Ieri qua c'è stata una cenetta con Valeria, la mia ex. Voi sapete, no? Una cenetta, lumi di candela, avete visto tutti i resti, no? Ho speso molto per questa cenetta, sapete? Molto, molto. Poi ve lo dico. Insomma, uno dice, sì, è una ex, però cenetta, lume di candela, casa vuota, tipo Ultimo Tango a Parigi, mi ero fatto un po' delle idee, capite? Delle idee. Infatti ho portato anche i cuscini, come avete visto molto intelligentemente, i cuscini, il piumone. Niente, niente. Cioè, ho speso 100 euro per questa cenetta, 100, adesso lo so che non è elegante dirlo, ma 100 euro? Oh, neanche una seghetta mi fa, no, no, neanche una seghetta, neanche un bacino. Ma sai, ero indecisa se venire o no, non volevo illuderti, illudere Raichi Farini, illudere me, ma come... Ma avete visto? Ma quante donne avrebbero voluto essere scopate qui, nella mia casa nuova? Quante donne? Non lo so, tantissime spero. E lei fa, non volevo illuderti, sono venuta, ha fatto una torta al cioccolato, un mattonazzo incredibile, buona, però un mattone. Ha portato una focaccia tutta rinsecchita, Un formaggino, ma io, guarda, avete visto cosa ho comprato? Adesso vi faccio vedere. Oh, neanche un bacio mi ha dato, perché sapete, il mio addio, io ho un addio strano, ho un addio che si sente un arrivederci, è un addio lungo, cioè lui pensa di essere un arrivederci lunghissimo magari, cioè non vuole rendersi conto di essere un addio, però delle volte si rende conto, ci sono delle serate in cui uno si rende conto che l'addio non è un arrivederci, ha una consapevolezza, capite? Ho preso questa bottiglia di Planetta, sapete quanto costa? 18 euro e non mi ha fatto neanche una sega. Vedete, questo è l'avanzo di Valeria, non è finito. Ecco, Valeria è questa qui. Ecco, ho versato anche sul parquet, vaffanculo. Guarda, simbolicamente voglio bere l'avanzo di Valeria del Baileys. Guardate i formaggi che ho preso. Ah, innanzitutto, mi ero dimenticato, ho preso anche il pâté de foie gras col miele. Pâté de foie gras col miele da caccia da mettere sopra, sopra il Ritz. Non mi ha fatto neanche una sega. Ah, altre confetture, mele cotogne da mettere sopra i formaggi. Ah, le olive, avevo preso anche le olive, ma non le abbiamo mangiate perché erano piccanti, forse quello. Se avessimo mangiato le olive piccanti, forse. Il miele da caccia, avete visto? Il miele da caccia, non un miele qualsiasi, neanche un bacetto malato. Guardate questo formaggio com'è burroso, a proposito di Ultimo Tango a Parigi. Ha una puzza, è meraviglioso, poi con sopra la cannella e pere, cioè, ma vi rendete conto? E neanche una seghetta. Formaggio, altro formaggio, questo forse l'ha portato lei, ma non era come i miei. Anche questa è un'altra cacciottina burrosissima. E voi pensate che mi abbia fatto una seghetta? No, se n'è andata via dicendo con la scusa della metropolitana e gli ho detto, ma Valeria, perché non resti qui a dormire, qui con me? E lui fa, no, 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 no. Cioè, proprio guarda, guarda, è la volta buona che ho chiuso. Occhio, ma viva le puttane. Ma, amici miei, viva le puttane. Ascoltate Ricky. Sono più oneste. Il coltelluccio.
No, adesso non vorrei che Valeria si arrabbiasse, ma è una brava ragazza, sono stato insieme a lei 10 anni, no, è una bravissima ragazza. Però minchia. Vi faccio vedere il bagno perché ho intenzione di sodomizzare quando avrò voglia di sodomizzarvi davanti allo specchio del bagno. E mi sono inventato un po' questa sodomizzazione aromatica. Le sodomizzazioni aromatiche da Ricky Farina in Piazza Tripoli. Adesso vi faccio vedere. I Ritz, avevo preso anche i Ritz. Ah, poi lo arrederò tutto, certo. Madonna, se penso a Valeria che eravamo lì, guarda, lei era lì, io ero lì, oh, neanche ma... Vabbè, comunque adesso lo dico per voi, qua ci sono tutte delle armadiature, vedete, no? Ecco, questo è il bagno, è via esposto, questo è il bagno, vedete, c'è la doppia esposizione, uno apre qui e si trova un balcone. No? Carino, no? Questo è il bagno. Ecco, eccoci qua, questo è il nuovo specchio. Ecco qui, qui Ricky Farina vi sodomizzerà davanti allo specchio. Vedete? Così, no? Io sarò qui. Ah, non c'è ancora la luce elettrica, non ho fatto l'allaccio. Ecco, io sono qui e praticamente, vedete, no? Così. Ecco, vi sodomizzerò così. Vi dicevo prima, sodomizzazioni aromatiche. Vedete qui, ho preso... Io vi spalmerò, non so, il sandalo e ci sarà una sodomizzazione al sandalo. Poi che ne so, magari ne comprerò uno al ginepro, al finocchio, no, al finocchio forse, non so, qualsiasi cosa. E quindi ci sarà la sodomizzazione aromatizzata, sodomizzazione aromatizzata in Piazza Tripoli. Quindi sappiate voi donne che tutte le donne che verranno qui ci sarà come gadget della loro presenza qui la sodomizzazione aromatizzata. Le prime saranno al sandalo e poi ci sarà la seghetta e il pompino. Se vi fermate qui a dormire 2 o 3 giorni, seghette e pompini, capite? Se no vaffanculo, ve ne andate a cagare. Chiaro? Ok. Guardate, avevo preso pure il dentifricio. 2 spazzolini. E io pensavo che si fermasse a dormire qui, no Valeria? Ero sicuro. Ero sicuro che mi dicevo. Viene qua, accende, lume di candela. Casa vuota, ultimo tango a Parigi. Oh, manco una seghetta. Cioè, ma... Vi rendete conto?